Signori e amici ascoltatori, bentrovati, trovati per questa nuova uh, puntata, un nuovo incontro con l'Associazione dei Consumatori Adi Consum. Adi Consum, ricordo per chi ancora non lo sapesse, che è un'associazione di volontariato che presta uh, il suo servizio alla CISL presso la sede della CISL in via Mazzini 41 a Carbonia. Siamo un'associazione di consumatori di volontariato che tentiamo nel miglior modo possibile per le nostre possibilità, per le nostre conoscenze, le nostre attitudini a, a dare risposte o aiuto a chi ha necessità di tutela, specialmente in questo caso parliamo delle persone meno abbienti che spesso quando hanno delle difficoltà non sanno come tutelarsi. Ci si rivolge magari a degli studi legali ben preparati, capaci, che però, essendo studi legali, fanno un loro lavoro, devono essere remunerati, quindi ci sono delle spese. Alcune di queste spese possono essere tranquillamente evitate rivolgendosi a noi che mh, tramite accordi, tramite un'esperienza acquisita, tramite le nostre conoscenze si riesce spesso e volentieri a risolvere e comunque abbiamo anche noi dei legali che ci assistono, complementano la, loro, la nostra opera dando dei consigli con consulenze gratuite per gli iscritti e nel caso poi c'è cioè, da provvedere, da proseguire intraprendere le iniziative per la tutela poi se ci sono dei costi sono costi ridotti rispetto ai classici prezzi di mercato quindi ecco con la nostra associazione si può ottenere tanto spesso non spendendo se non la semplice iscrizione all'associazione che è un modo per contribuire a tenerla in vita Bene, iniziamo con le. oggi dedichiamo la trasmissione a risposte a, ad alcuni quesiti posti appunto da, dagli ascoltatori. Prima, però, vorrei accennare brevemente alla situazione generale. In questi giorni terminano i saldi invernali. Voi sapete che dalla, da quest'anno sono stati anticipati i primi di gennaio fino ai primi di marzo, i saldi invernali, dove i commercianti possono mettere in vendita eh, i loro prodotti di stagione, quindi deperibili nel fatto di attualità, a, a prezzi scontati sconti che vanno dal 10, 20, 30, 50, 70% alcune volte. Ed è una boccata d'ossigeno, questi saldi sono, dovrebbero almeno essere una boccata d'ossigeno per i commercianti in modo da riuscire a vendere, a svuotare i magazzini per poi riuscire a portare merce nuova e riniziare l'iter. Gli ultimi dati che sono in nostro possesso dicono che anche quest'anno i saldi, parlo dalla Sardegna in generale, sono diminuiti e c'è stato un calo di circa il 3%, cioè il 3% in meno, hanno, il 3% se rapportiamo cioè al giro di qualche centinaio di milioni sono tanti, addirittura nella nostra zona sul Cisi sono calate ancora di più, Già lo scorso anno erano calati del 5-6%, quest'anno ancora di un altro ulteriore 3 più per cento, quindi anche il miraggio dei saldi per il grande risparmio è crollato. Questo è dovuto principalmente alla mancanza di liquidità. Quindi avendo meno possibilità di spendere, ovviamente eh, il commercio decade. Eh, Mancata o diminuzione di possibilità di spesa è dovuta principalmente all'alta percentuale di disoccupazione che c'è nel nostro territorio: tanta disoccupazione, meno stipendi, meno possibilità di spesa. Le pensioni, che sono una forte e grande risorsa del nostro territorio, purtroppo non bastano più perché oltre a dover ehm, eh, sostenere. I pensionati, coloro che dopo una vita di lavoro sono ritirati quindi hanno diritto alla pensione, i pensionati devono aiutare anche i figli e i nipoti, quindi quelle poche risorse vanno distribuite. Paradossalmente poi c'è il fatto che, essendoci una grossa crisi, quindi si spende molto meno per mancanza di liquidità e alcune volte quel pochino di liquidità che c'è si tende a risparmiarlo perché si ha paura che si possa andare incontro a tempi peggiori. Quindi è tutta una situazione che purtroppo porta al decadimento del commercio, infatti vediamo spesso negozi chiudere, ahimè, quindi posti di lavoro in meno. È altrettanto vero che bisogna un pochino venirsi incontro. I negozianti sono in forte crisi l'utente è in fortissima crisi, bisogna trovare un punto d'incontro. Il punto di incontro può essere conteniamo un po' i prezzi di più, conteniamoli, diamo possibilità agli utenti di poter acquistare e noi guadagnare qualcosa in meno, magari per sopravvivere o per poter poi avere la possibilità di lavorare sulla quantità Minore il prezzo, più possibilità di vendita, più possibilità di acquisto perché il prezzo è più accessibile e quindi l'immissione sul mercato di liquidità e anche il commercio dovrebbe a sua volta riprendere. Ma soprattutto il problema delle tasse: tasse salate altissime di tutti i generi: quelle statali, quelle regionali, quelle comunali, quindi sono tasse molto alte. Ecco, bisognerebbe. Che i nostri politici riflettessero un pochino per trovare le giuste soluzioni per aiutare il commercio che poi in, automat in automatico aiuterebbero anche noi e soprattutto dare e trovare possibilità di lavoro. Questo è un piccolo appunto fatto sui saldi, che insomma, non è che sia stato proprio un flop, però non sono stati come ci si aspettava. Saldi a prezzi ridotti, spesso non, non prodotti di, di prima qualità. E adesso gli ultimi giorni magari qualcuno ha anche aumentato le percentuali di saldo, ma queste vanno fatte subito. Se uno vuole vendere, tenga subito una buona percentuale di sconto e lo offre ai clienti, non aspetti alla fine. C'è qualche lamentela di qualcuno che ha visto dei prezzi gonfiati e poi messi in percentuali riabbassati e questo non è legale, assolutamente non lo è, ma è scorretto rispetto alla propria clientela. Parlo di casi isolati e eh, di pochi casi, però pare che siano successi. Comunque l'augurio è che chi ci governa seriamente lavori per dare lavoro ai nostri figli e possibilità di vita al lavoro e al commercio, quindi a tutti di tranquillità. Bene, parliamo Ora, di risposte e vari quesiti. Vi ho detto altre volte che chi avesse necessità a carattere generale di mettere qualche quesito può farlo e poi noi appena abbiamo delle risposte adeguate, informandoci, vi daremo risposte. La prima risposta è questa qui. E qualcuno chiede, eh, ok, eh, tutti i cittadini devono avere diritto alla giustizia, ha diritto a essere tutelati quando si è convinti di avere delle ragioni e si, e si subiscono delle avversità. Quando un cittadino purtroppo non ha risorse e ha bisogno di una tutela legale in giudizio, come deve fare? Allora esiste un istituto che si chiama gratuito patrocinio. È una vecchia legge, eh, avrà 10-15 anni, la legge 134 del 2001, che ehm, in pratica dice che il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestatamente infondate, ha diritto al gratuito patrocinio a carico dello Stato. Quindi un cittadino che non ha risorse o oggi il limite è attorno ai 10.000 euro, chiaramente 10.000 euro è il nucleo familiare eh? o se una persona è sola, comunque se non si supera quella soglia non sono preciso, comunque 10.000 poco più, ha diritto al gratuito patrocinio, quindi può rivolgersi ad un legale per essere tutelato in giudizio contro eventuali ingiustizie che lui ritiene di aver subito, di subire, purché le ragioni non siano manifestamente infondate, cioè se. Uno va giusto per dire adesso ti faccio vedere, mi difendo, ti metto l'avvocato, eccetera, eccetera. Se eh, le ragioni sono manifestamente infondate non si ha diritto al gratuito patrocinio, il giudice lo condannerà a pagarsi le spese. Quindi i cittadini meno ambienti che eh, vogliono tutelarsi su eventuali ingiustizie avendone ragione, quindi questo problema viene sottoposto al legale, possono tranquillamente rivolgersi a un legale per essere tutelati a carico dello Stato. Però ricordiamoci, se un cittadino denuncia il falso, cioè denuncia di non avere il reddito, un reddito bassissimo, e va in giudizio dichiarando questo e non dimostrandolo, o dimostrando appunto il falso, viene condannato dal giudice non solo a pagare le spese legali e quindi non alla non ammissione al gratuito patrocinio, ma anche eventuali danni che questo provoca. Quindi dovrà poi non solo il gratuito a pagare le spese legali, le spese di giudizio, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, si ha diritto. Al gratuito patrocinio secondo una precisa legge dello Stato, però bisogna avere un reddito inferiore ai 10.000 rotti, non, non ricordo esattamente la cifra, però siamo lì. E dimostrare ovviamente di non avere eh, questo reddito. purché l'azione che si intende intraprendere non sia palesemente infondata, cioè, lo faccio. Pur di farti un dispetto, no, devo avere le mie ragioni con grosse ampie possibilità di, di vittoria, di aver ragione. Quindi, è questo, un'altra contestazione, un'altra domanda su una contestazione. Questo riguarda purtroppo i parcheggi. La persona ci chiede questo, ma io effettivamente un giorno ho parcheggiato in modo irregolare in una strada e mi sono trovato una multa e purtroppo ho parcheggiato male e la multa mi spetta. Però non ero solo, c'erano altre 4-5 di vetture che non erano in, in sosta regolare e ho notato che a loro non c'era la multa. Posso Oppormi fare istanza presso il giudice per cancellarmi la multa perché siamo tutti uguali davanti alla legge. Come la metti a me? La devi mettere a tutti, perché solo a me. Allora sono andato a un po' a vedere alcune sentenze e una dice questo: per le sosti irregolari ci dovrebbe essere la tolleranza zero, però la multa va pagata anche se tutti gli altri automobilisti parcheggiati male non l'hanno presa. Questo infatti non vuol dire che ci sia una tolleranza tacita dell'autorità che fa cadere il verbale. E c'è cioè il giudice che dice la multa la devi pagare lo stesso perché tu eri in sosta vietata, quindi è un illecito del codice della strada e la sanzione la devi pagare. Non vuol dire che gli altri sono stati. Poi, nel caso intraprendi un'azione contro chi dovrebbe fare il suo lavoro dicendo che tal giorno è multato solo me, non è multato gli altri. Perché? E allora fai una denuncia a parte. Però la tua multa è da pagare, non è perché non la pagano gli altri, non la devo pagare io. Io ho torto e la devo pagare. Poi. Se ritengo di essere stato trattato diversamente dagli altri, denuncio chi doveva fare quel lavoro, i vigili urbani, la polizia, il comune che è responsabile dei vigili urbani, insomma, chi non ha fatto il proprio dovere. Con delle prove, dal giorno a tale ora c'erano 10 macchine e multato solo me. Io ero in contrazione, purtroppo la devo pagare. E gli altri? perché la persona si è comportata così e quindi è un altro discorso. Però sul fatto, sulla domanda precisa, ma se la mette solo a me agli altri no, io la devo pagare e purtroppo sì, bisogna pagarla perché abbiamo contravvenuto a un preciso articolo del codice della strada, quindi siamo responsabili delle nostre imprudenze. Un'altra domanda: anche questo parliamo un po' del codice della strada o roba del genere. Una persona è stata investita in strada non diciamo dove, chi perché, non bisogna farlo. E si è visto oh, rifiutare il risarcimento, chiede ma se io vengo investito in strada non mi spetta il risarcimento, allora. Bisogna prima di tutto costruire, ricostruire un po' la situazione. Sembra, quindi parliamo col condizionale ovviamente, che la persona sia sbucata improvvisamente nella strada, cioè non era visibile, visibile dall'automobilista, questa spunta improvvisamente per fatti suoi, eh, non, non scendiamo nel particolare: l'automobilista eh, non l'ha visto, ha tentato la frenata, gli ha dato il colpetto, gli ha procurato dei danni. In questo caso, eh, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pedone eh, perché non si poteva rimproverare né la violazione del codice della strada né altre negligenze all'autista. All perché disunto dai rilievi effettuati, egli avrebbe certamente consentito di restare il proprio mezzo di fronte a qualsiasi ostacolo purché prevedibile. Nel caso concreto, sottolinea la Cassazione, era impossibile prevedere l'ostacolo una volta dimostrato che il ricorrente aveva inaspettatamente occupato la strada. Chiaro il concetto? Cioè l'automobilista di fronte a un ostacolo prevedibile un punto della strada ha l'obbligo di rallentare, di fermarsi, di stare attento, ma un ostacolo imprevedibile, proprio imprevedibile come in questo caso, i giudici hanno detto che l'automobilista non è colpevole, perché la strada era libera, non si presentava nessun ostacolo visibile quindi, e quindi nessuna colpa a lui. Quindi attenzione anche in questo caso, se c'è un caso particolare sempre guardare, ma bisogna farlo distinto, distinto. Altra domanda sempre per le strade. È una persona che purtroppo ha avuto un problema, causa un dosso, un dosso in questo caso è una strada pubblica, però causato da un privato, un privato ha fatto dei lavoretti e non ha sistemato la strada. La persona si è fatta male. E ovviamente ha denunciato il comune, il comune dice: No, no, ma è un fatto privato, l'ha fatto lui e quindi devi rivolgerti a lui. Allora, anche qui le cose sono andate per le lunghe. e Il risultato qual è? Il comune è responsabile dei danni riportati dal pedone che inciampa su un dosso non segnalato anche se l'opera è stata compiuta dai privati a sua insaputa. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un pedone che aveva riportato lesioni cadendo per la strada a causa della presenza di un dosso posizionato per rallentare le auto, le, la velocità delle auto. Secondo i giudici, anche gli enti pubblici anche agli enti pubblici. È applicabile la disciplina sui danni cagionati da cose in custodia in relazione a strade aperte al transito pubblico nelle quali ci siano situazioni di pericolo. L'ente locale, il comune, è tenuto non solo alla manutenzione del manto stradale, ma essendo custode della strada deve... Anche provvedere a eliminare la situazione di pericolo che siano in a causa dell'opera di terze persone. Da canto suo, il danneggiato ha l'onere di provare che l'evento è prodotto come conseguenza normale delle condizioni potenzialmente lesiva alla strada, mentre il Comune non può essere esente da colpa solo dimostrando che è un caso fortuito. Quindi, in pratica, i comuni, essendo proprietari e custodi delle strade pubbliche, quelle che sono i comuni ovviamente, hanno l'obbligo di verificare, controllare e se succede un incidente non segnalato qui dove non c'è segnale di pericolo, ne debbono rispondere. Questo è l'esito di di una sentenza della Cassazione. Quindi ricordiamoci che i comuni hanno l'obbligo di verificare, perché sono proprietarie e quindi ne hanno la custodia, le strade dove noi circoliamo regolarmente. Ovviamente sta a noi l'onere della prova di quello che è successo e poi il Comune. Se il danno non è causato da loro si rivarrà su chi l'ha causato. Però il nostro interlocutore in questo caso è il Comune a proposito di interlocutore, altra risposta. La risposta è di un signore, che, eh, questo è un fatto abbastanza comune, che è andato in un grosso negozio a acquistare un elettrodomestico di una certa importanza come grandezza, una lavatrice, quindi grande, pesante, eccetera. Siccome esiste una legge eh, dove si dice che chi vende un prodotto elettronico, elettrico, ha l'obbligo di ritirare l'usato, quindi nel prezzo del prodotto venduto c'è una piccola percentuale che è per lo smaltimento dell'usato. La domanda qual è? Ma ovviamente è uno contro uno, cioè ti vendono la lavatrice, ti ritirano la lavatrice vecchia, ti vende il frigorifero, non è che ti vende la lavatrice e tu mi dai una stufa, mi dai una bombola, no, uno per uno. La domanda qual è? Ma quando io compro una lavatrice me la portano a casa, il rivenditore ha l'obbligo di prendermela da casa e portarsela via? No, il rivenditore ha l'obbligo di riprendertelo, ma glielo devi portare. Quindi quando noi... Paghiamo un'auto e mezzo anche il rivenditore per il trasporto. Dobbiamo dire: Senti, la lavatrice costa 110 il trasporto. Che ok, ti pago 110, mi porti quello e mi prelevi il vecchio, altrimenti me lo porti solamente il vecchio, te lo riporto io, o altrimenti me lo prendo io il nuovo e io porto il vecchio. Comunque, il rivenditore ha l'obbligo di riceverlo e di smaltirlo perché è compreso nel prezzo cioè non dobbiamo andare a scaricarlo negli ecocentri o in centri privati. Il rivenditore ha l'obbligo perché nel prezzo del prodotto venduto ha una quota per lo smaltimento, ma non ha l'obbligo di andare a prendercelo a casa, glielo dobbiamo portare. Cosa si fa allora? Facciamoci, non dico furbi, appena appena intelligenti, appena appena accorti. Quando acquistiamo un prodotto del genere, se ce lo devono portare, c'è cioè, detto: Ok, me lo porti, però mi per, prendi anche il vecchio. Ovviamente il carico lo faccio io perché so, non è che dobbiamo pagare mano valanza. E lo contrattiamo al momento, ma senza contratto, loro dicono: Me lo devi portare qui, paga. O il nostro mezzo, o un tuo mezzo privato, o te lo porti con la tua autovettura e lo porti qui, allora io ho l'obbligo di prenderlo, ma non di, di, di ritirarlo, ma non di per andare a casa tua e portarlo via. Questo è a norma. Adesso ho un'altra domanda un pochino più tecnica, forse, ehm, di diritto. Parliamo di eredità. Due persone... Eh, una volta deceduti i genitori, si sono trovati ad avere una discussione. Due fratelli, i genitori, bontà loro, avevano due case, gli hanno dato una a uno, una all'altra, sulla parola. Quindi, eh, praticamente, hanno fatto un, un testamento orale: a te da questo e a da quello. Una volta deceduti, uno dei due si è accorto che quello che aveva ricevuto era di valore inferiore all'altro. Uno valeva 10 e l'altro 8. E dice, ma uh, oh, perché il mio vale di meno della differenza? Il fratello, maggiore maggiorità, un attimino, non hanno deciso i genitori, ce l'avamo noi. Il testamento orale, è, la parola è valida. Allora, per legge non è valida il testamento orale. E testamento orale non è valido e chi ha subito il danno, chiamiamolo così, un'eredità inferiore all'altro, può pretendere la differenza da chi ha di più. Uno ha preso 10, l'altro 8, la differenza è di 2, anche il mio deve valere 10. 9, 9, mi dai una parte e siamo a posto. Questo è quello che si può ottenere. Infatti, dice la l'assistenza, la, i fratelli di comune accordo potranno attribuirsi beni in questione tramite atto di divisione, secondo quanto voluto dal testatore, senza previsione di conguagli, cioè nel caso in cui attribuiscono a due beni uguale valore o con un con, conguaglio, nel caso il valore sia diverso. Quindi è una cosa che chi ha ricevuto a meno può impugnare se non si trova un un normale accordo. Chiaramente da qui poi è seguita la discussione, ma eh, se eh, invece il testatario, cioè in questo caso i genitori, avessero fatto un testamento olografo, cioè di quelli sottoscritti e firmati, che validità? Come bisogna fare per i testamenti realmente? Allora, la norma è... Che le, il testamento i, firmato ha validità. Se ce n'è più di uno ha validità l'ultimo di quelli firmati. E, e per evitare storie o si dà una coppia a tutti gli eredi così non c'è problema o altrimenti si deposita presso un professionista normalmente un notaio. Dicendo ovviamente, facendo sapere che presso il notaio tal dei tali è depositato il testamento in modo che un domani si possa andare, chiedere a questo notaio il certificato di decesso, aprilo, leggiamo cosa c'è scritto, a chi spettano le parti. Oppure fare testamento con atto notarile. Allora il notaio che redige lato sentite, le disposizioni dei testatori, dice, scrive quello che gli viene dettato e quello è forma scritta, è un atto notarile depositato. Ovviamente sappiamo che sia per la forma scritta, l'atto notarile o per il semplice deposito ci sono dei costi che deve affrontare il testatore oppure, se disposto diversamente, gli eredi, ma normalmente chi lo fa paga. Quindi il testamento può essere scritto di pugno e dato una mano a tutti, una coppia a tutti, depositato presso il professionista. Che può essere anche un avvocato, un notaio, in genere notaio, oppure l'atto notarile proprio dove si da notaio e si sottoscrive. Questo in base al codice civile e quindi l'atto notarile diventa un, un atto pubblico e quindi il notaio, essendo un testamento pubblico, procede direttamente alla stipula e quindi poi all'osservazione all delle disposizioni del testamentario. È sempre bene comunque. In Sardegna lo si fa, le famiglie generalmente si sedono attorno a un tavolo, io ti do questo, ti do questo. Si è molto previdenti: gli anziani pensano un po' prima sempre ai figli, però non sempre i figli vengono accontentati o si accontentano. Quindi sappiate che l'eredità va spartita in pari parti, in pari valore agli eredi. Se c'è l'accordo, può essere anche disparità di valore. Se non c'è dell'accordo va valutato e chi ha preso di più deve dare la differenza a chi ha preso di meno. Verbali e orali è solo sulla parola, sulla fiducia, però si possono impugnare. In pratica non esistono perché la parola vola. Bene, altra domanda, altra risposta. Come detto, oggi ci dedichiamo alle risposte, ai quesiti. Che spesso vengono posti, infatti, ogni tanto faremo una trasmissione apposita per le domande. Domanda prescrizione: Quanto tempo, in quanto tempo si prescrive una bolletta della luce, del gas, dell'acqua? Allora la risposta è di cinque anni. Il Codice Civile stabilisce al numero 4 dell'articolo 2948 una prescrizione di cinque anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. In tale categoria ci sono le bollette delle utenze. Quindi tutto quello che viene pagato a periodo annuale o periodo più brevi, cioè la bolletta che arriva ogni due mesi, ogni tre mesi, quelle bollette mensili, tutte quelle hanno cinque anni di scadenza. Se non mi vengono richieste entro i cinque anni non te la pago più. La legge dice che tu hai l'obbligo di inviarmi la richiesta di corrispettivo all'utilizzo che ho fatto del tuo servizio entro 5 anni. In caso contrario, è prestita. Ma attenzione, la prescrizione non è automatica, dobbiamo impugnarla, <coughs> dobbiamo essere noi a dire al gestore, caro signore, caro ente, guarda che eh, la fattura che tu mi hai mandato riguarda il periodo di 5 anni e oltre. Pertanto, in base alla legge, io la recepisco e chiedo la prescrizione di tale fattura. Non te la pago. Però bisogna opporsi, altrimenti, se uno la riceve e la paga, vuol dire che l'accetta. Ok, adesso un'altra e poi vediamo un po' di lasciarci: un'altra domanda. È un genitore che si lamenta. Scusate, eh, il genitore che si lamenta perché il figlio è rientrato a casa un po' alticcio, diciamo, con evidenti segni che aveva bevuto un pochino, poca roba, però insomma, un alcol per i minori. E dice "Ma scusate, ma non è vietato vendere alcol ai minori? Se è vietato io denuncio il proprietario del bar." E questo è vero, il però ricordiamoci che non è responsabile solo il proprietario del bar, chi ha la licenza per intenderci, è responsabile chi materialmente gliela dà, che può essere un commesso, un inserviente, un gestore o anche uno abusivo, lì per caso dà una mano e via vende l'alcol. Quindi non solo il proprietario della licenza, coloro che glielo forniscono. Infatti eh, c'è stata una sentenza, anche questo dobbiamo un pochino alleggerla. L'illecito in questione, cioè la vendita dell'alcol, non punisce solo il titolare della licenza dell'esercizio di pubblico spaccio, può essere un bar o altro, ma anche chi lo gestisce o per lui illegittimamente o abusivamente, così anche un dipendente, un concorso con il titolare, e perché in questo caso era la moglie del titolare, e il titolare che paga, no, paghi anche tu. Il fatto dell'esercizio che agisca che agisce di sua iniziativa rischia la sanzione penale quando viene colto nell'atto di servire alcolici ai minorenni. Niente sconti dunque per la ricorrente che aveva agito previa accordo con il coniuge o comunque come suo rappresentante. Quindi non è responsabile solo il titolare, quindi in quel caso non c'era, ma io non c'ero, non ne so niente. No, no, non c'eri, sì, ma chi ti rappresentava al momento? un Tuo congiunto, un dipendente, un rappresentante, eccetera, ne è responsabile. Quindi tu, come titolare, ne sei responsabile perché hai dato l'ok, okay, anche se involontariamente, comunque eh, non è dato disposizione ben precise. Non si deve versare alcol alle persone, alle persone minori. Ok, e. Possiamo fare un'altra risposta, veloce veloce, Vabbè, poi abbiamo un altro un minuto o due. Domanda: proprietario di casa dice ma um, io devo, posso aumentare l'affitto a un inquilino? Allora, quando si fa un contratto d'affitto tra inquilino e proprietario, si stabilisce un accordo scritto. E l'accordo generalmente prevede che il titolare possa aumentare dal secondo anno, non dal primo, l'affitto solo in base ai dati dell'Istat, cioè in base all'inflazione dell'anno precedente non superiore al 75%. Un esempio, se io ho 100 euro d'affitto, l'inflazione è dell'1%. Posso aumentarlo del 75%, quindi dello 0,75%, quindi diventerà 100 euro più 0,75%. Lo si può fare tutti gli anni in base all'anno all precedente. Questo va comunicato per iscritto al titolare o anche verbalmente, se il titolare, ovviamente, c'è un buon rapporto, il liquidino e si mettono d'accordo. Il problema è. Ma se io qualche anno... Cioè ovviamente l'adeguamento va fatto, se io faccio il, stipulo il contratto il primo aprile, posso aumentarlo dal primo aprile degli anni successivi, non da gennaio, all'anno alla scadenza del contratto. Quindi della percentuale, ripeto, dello 0,75 sull'inflazione sull eh, stabilita l'anno precedente. Il problema è che la persona dice: Ma se io qualche anno mi dimentico, oppure non lo voglio fare perché esigo l'aumento, quindi non, non lo voglio fare, posso l'anno successivo o due anni dopo fargli tutti gli aumenti? E la risposta è sì, però si perde il diritto agli arretrati. Cioè se. Nel 2000, supponiamo che io ho sia titolare di casa e all'inquilino non gli aumento niente nel 2013, no, nel 2014 no. Nel 2015 decido, vabbè, aumento. Quindi nel 2013 era un euro, nel 2014 un euro, nel 2015 un euro, aumento di 3 euro. Sì, lo puoi fare, ma non puoi chiedere gli arretrati 2013-2014, parte da questo momento <coughs> perché è colpa tua che non li hai chiesti al momento che gli chiedi, ne è diritto, ma senza arretrati. La legge in questo caso è chiaro che più o meno recita così, c'è cioè, una legge apposta sui canoni d'affitto, quindi eh, allora, il, il titolare può operare annualmente l'aggiornamento al canone iniziale, con la conseguenza che tale canone che... Tale canone di partenza occorre considerare in occasione degli aggiornamenti predetti, valutando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato. Ai soli fini di questo calcolo deve ritenersi pertanto ininfluente la circostanza che per qualche annualità intermedia non sia stato richiesto in precedenza l'aggiornamento in quanto la mancanza di tali richiesta impedisce soltanto l'accoglimento della domanda degli aggregati, cioè degli aggiornamenti pregressi, in pratica degli arretrati. Il canone di locazione complessivo dell'aggiornamento ISTAT deve essere poi dichiarato ovviamente al fisco. Chiaro, uno può farlo anche a distanza di qualche anno, però rinuncia, rinuncia a, ad avere gli arretrati. Questo è quanto, quindi sappiate che si può fare. Bene, oggi abbiamo dato svariate risposte a domande. Vi invito, fattene domande di qualunque tipo riteniate opportuno, purché di carattere un po' generale. Sarà nostro compito informarci e darvi delle risposte esaustive, insomma comprensibili, in modo che abbiate le idee un po' più chiare in proposito. Bene, io vi ricordo che ad di Consum Carboni in via Mazzini 41 presso la CISL. Venite a trovarci, il numero è in sovraimpressione. Telefonate, chiedete un appuntamento, vi sarà dato. Stabiliremo giorno e orario in modo che non state lì a venire a fare la fila col rischio di, di, non, di non essere ricevuti. A Diconsi, a vostra disposizione, vi ricordo che siamo un'associazione di volontariato, abbiamo necessità del vostro aiuto, quindi delle vostre iscrizioni, per sentirci più capaci, avere la forza di aggiornarci e di difendervi. Grazie, ciao a tutti.